Oggi siamo a casa dell'attrice Emanuela Tettoggia a vedere cosa ci farà mangiare. Andiamo. Ciao. Oh, ciao Emanuela. Buongiorno. Come stai? Sei pronto? Ad affrontare. Questa grande cuoca. Sì, questa vieni grande in cucina. Cuoca. Vieni. Oh, eccoci Emanuela. Che bella cucina hai che visto? C'hai. Quindi sei proprio una donna di casa. No, perché... L'apparenza inganna, l'apparenza quindi anche se la cucina è molto fiducia. Carina, vabbè, io non sono una grande cuoca, lo io sai. Io so che tu sei di origine meridionale, no? Quindi... No, però... Però? Io mi sento meridionale, io mi sento terrona dentro. Che tu eri terrona. Ma perché io sono terrona dentro? Ma però sono nata a Torino, allora, e non si capisce. Cioè, mia mamma è toscana, mio papà è umbro, quindi non c'entra non niente. C'entra niente con però il mio cognome Titocchia sembrerebbe quasi un po' meridionale. Forse sì. Napoletano, campano. Sì, sì. E io mi sento terrona. Senti, vorremmo sapere cosa ci fai mangiare oggi, perché questa è una cosa carina, so che tu sei brava. E la cosa più semplice del mondo? La cosa più semplice del mondo. Spaghetti. Brava. Con pomodorino? Bravo. Sei pronto? Okay, hai portato aspetta, il digestivo? Mi siedo, ti aspetto con calma. Va bene. Adesso cosa stai facendo di bello? Stai tagliando l'aglio? Sì, no? Ho tagliato l'aglio, lo metto sì, nella padella, padella sì, poi taglio perfetto. I pomodorini. I pomodorini. Già, mi riporti un po' nella mia nella tua terra. Nella mia terra. Io sono napoletano. Io amo Napoli alla follia. Cioè, io ho iniziato a fare questo lavoro per il mio grande amore per Totò. Ah. Il mio grande, unico principe esistente. Bravo. Esistente per me, esiste ancora naturalmente. Certamente. E poi da lì mi sono avvicinata alla cultura, alla storia, alla filosofia e alla canzone napoletana. Quindi io, se vuoi, parliamo anche un po' in napoletano, mi recita ma livella. Però mi vergogno con un napoletano no, vero. Ah, sì. Allora, guarda, intanto mettiamo l'olio. Sì. E accendiamo. Sì. Qui. Ok. Che bel profumo già che viene da questa padella. Si sente già subito, certo. È vero. Io cucino cose sempre molto semplici, anche perché mi piace sentire proprio i sapori, quando ci sono troppe cose mischiate, un po' complicate, secondo me si perde anche proprio il gusto dei singoli ingredienti, quindi sì. Vado a prendere la pentola. Vedo che usa anche spaghetti, quelli buoni, eh beh. Perché noi italiani siamo abituati a mangiare la pasta al dente, come si dice, no? Eccoci adesso, mettiamo l'acqua. Perfetto. Ok. Senti il profumo? Già. Molto. Adesso cosa stai facendo di bello? Cosa sto facendo in questo periodo, mamma mia? Io lavoro, collaboro con Video News, la testata giornalistica di Mediaset, sì. Realizzo questi servizi sui set delle fiction, faccio le interviste agli attori, ai miei colleghi, sì. Mi diverto da morire perché... Quindi mi fai un po' concorrenza. Certo. Perché io conosco i punti deboli dei miei colleghi. Certo. Conduco tantissime serate, questa sì. È la cosa che mi piace di più fare, conduzione di eventi, sì. Di tutti i tipi. Poi ho fatto quel lavoro ultimamente che ho visto al teatro con Vincenzo, quella parte che con Vincenzo Bocciarelli. Io sono rimasto all'inizio. Pensato che fosse pazza. No, dico, la cosa la vedevo molto complicata. Però a un certo punto è venuto fuori invece una tua personalità e una tua interpretazione teatrale che io non sapevo. Sì, il teatro è proprio un altro mondo perciò e la verità assoluta c'è in teatro, certo. Anche se invece sembra al contrario, no? Perché sembra che nella fiction e nella soap, essendo molto cercando di essere un po' più naturale, sembra che sia naturale, invece dici in teatro sei un po' più forzato, certo. Perché sei un po' più sopra le righe, insomma è diverso, e invece la verità assoluta è lì. Senti, quindi, ma queste soap come le vedi? Cioè, tu che ci lavori dentro, io da piccola sono seguitissime, amatissime. Fanno un'audience da paura. Io ho tantissime persone che mi seguono, che mi vogliono bene, che mi trattano come una di famiglia, perché quindi, entrando in casa, raccontando le emozioni, secondo me è questo, cioè rimani veramente... Poi io lo capisco perché io sono stata per anni appassionata di sentieri quando ero più piccola. Qui bolle. Mettiamo il sale e mettiamo la pasta. Allora, quanta pasta vuoi? Beh, non molta, perché purtroppo qua... Vedi che a forza pure... di parlare con te ho detto vuoi, un po' la napoletana, come ho chiusa. Che in dizione si dice vuoi, perché la O dopo la U è aperta. Ma e io...
siamo sempre a mangiare. Sto diventando un po' napoletana. Brava, questo perché mi fa... dico niente, dico poco, dico voi. Quindi in questo momento per i nostri amici che ci stanno guardando, questa è la proposizione amorosa, ecco. Mai stata sposata. Ecco. Mai stata fidanzata. Mai convissuto. Bravo. Proprio sono, eh? No. Ho avuto dei fidanzati. Ah, questa è la notizia. È la notizia. Non è tanto facile perché non è facile. Certo. Perché questi maschi sono cari, dolci. Però non è che spesso hanno capito che la donna va amata. Che anche se sembriamo forti, alla fine siamo fragili, dobbiamo essere rassicurati, dobbiamo essere coccolate. Certo. Profumo buono, vero? Profumo è buonissimo. Sta chicca del tonno io non lo sapevo. Ah sì, perché dopo io aggiungo il tonno per dare ancora più sapore. Allora, guarda, è proprio meridionale. Beh, le cose anche... più semplici sono sempre le più difficili, bravo, da ottenere. Sì, sì. Vedo che poi lo fai pure con grazia, con eleganza, quindi ti vedo bene in cucina. Il discorso è che se si cucina si deve cucinare per qualcuno. Prima di ringraziare devi assaggiare, perché dobbiamo mangiare, io sto aspettando. Allora intanto io metto il tonno, sì, perfetto, quindi i pomodori. Dai, perfetto, dai. Lo scaldiamo un pochino. Intanto taglio il peperoncino. Sì. Devo toccarlo con le mani. Sì, bravo. Ancora un pezzettino piccolo. Okay. Dopo. Okay. Aggiungiamo un po' di vino bianco, pochissimo. Pure. Oh, ma che cuoca perfetta, guarda. Allora, dovrebbe essere pronto. Da. Scoliamo. Perfetto. Di origano. Okay. Ma sei bravissima, praticamente hai messo. Ma grazie. Allora, guarda, è adesso favoloso. Mettiamo. È semplicissimo, è guarda, semplicissima. Però fidati che è buonissima. Ma me l'immagino. L'ultimo tocco. Sì. Due foglie di basilico, che è un profumo buonissimo. Ma che brava che sei! Ah, portiamo in tavola? Ma non ce la vado, sto aspettando con ansia! Ma sento un profumo! Prego, Gio! Un profumino! Prego. Da morire! Ah. Brava! Mamma mia! Bene, okay. Ok. Allora, buon appetito, allora, non si dice, ma io lo dico lo stesso perché bene, mi piace. Buon appetito, complimenti per gli spaghetti, complimenti per la. Grazie la a te, amica. Abbiamo avuto fiducia nelle mie doti culinarie. È un piacere per noi essere qui oggi. Mangiamo, che si raffredda.